Il primo giorno. Raga, la mia maglia non è neanche la mia, è quella della mia ragazza che l'ha lasciata qua. Il primo giorno all'uomo fu concessa un'anima. Qualcosa con la compressione. Mentre il secondo giorno sulla terra fu seminato un veleno irrimediabile. Un demone divoratore di anime. Piccolino, mi dicono dalla regia. Non so se siano collegati con la storia, non penso. Sono collegati spiritualmente. Pog, top guerriero. Posso dire che già così si vede il salto di qualità dalla gen precedente a questa? Fa impressione. Fa strano a dirsi, ma c'è un salto devastante. Magari è solo la cutscene, eh? Ma sappiate che è un qualcosa di strepitoso. No, il livello di trama non è collegato, sì, come sospettavo, insomma. Hello, my boy. Va che cucciolino. Mi sa tanto che questo è uno dei boss che dovremmo sconfiggere. Anzi, forse è il boss finale. Merda! Ma tipo fargli i grattini qua sul collo, non dite che è sufficiente? Demon Souls. Ciao Tiga, buonasera. Sì, mi è arrivata. Stamattina alle tipo 10. Impostazioni, gioco, controllo, telecamera. Posso giocare in prima persona? Vabbè, lasciamo normale. Al massimo cambiamo altre cose dopo. No, dovrebbe essere sufficiente. Ah, però, aspettate. Rete. Fatemi mettere. C'hanno i server a Milano. Grazie che mi hai messo in Ohio. Vabbè, allora scusatemi, perché ho pingo 170 in Ohio? Per quale motivo pingo 170 in Ohio e 20.000 a Milano? Cioè, c'è i server che fanno cagare. E poi che differenza c'è tra Europa e UE? Spiegatemelo. Vabbè. Lasciamo perdere. Va bene, Splendori. Cominciamo. Sezione della tipologia di corpo. Non riesco a capire, è minuscolo. Allora, questo è un tipo tosto e muscoloso. Questa è una tipa tosta e muscolosa. Allora, abbiamo fatto Dark Souls 1 con la signorina. Con Antonietta. Dark Souls 3 con Gianmario. Dark Souls 1 randomizer con Pino Baldi. Quindi tocca a un maschietto. Nome del giocatore. Lo chiameremo. Come lo chiamiamo? No, raga, Gustavo no, perché Gustavo La Passera è il motociclista che ho creato in MotoGP 19. Bello Reginaldo, mi piace. Ok, prendo un insieme di suggerimenti e sappiate che si chiamerà. Sì, Regins. Reginald. Reginald. Poi classe.
Possiamo scegliere tra soldato, cavaliere. Allora, io sono il classico bastardo che va di forza, resistenza, vitalità senza cagare nient'altro. Quindi, oddio, il sacerdote parte già bene, in realtà, su entrambi questi fronti. Cos'ha in più? Ha un miracolo curativo. Beh, il sacerdozio non è male. Allora, barbaro. Il barbaro è bello cattivo. Buona vitalità, buona forza, buona resistenza. Potrebbe essere il migliore con cui partire, ma ha la destrezza bassa e non ho voglia di andarla a modificare. Allora, il punto ha 8 di destrezza al bastardo. Allora, il cavaliere è quello più misto, è quello più... è quello meglio diviso. Il barbaro è forse quello che si dice di più a ciò che intendo fare io. Quindi mi sa che vado col barbaro. Poi, dono iniziale, cosa abbiamo? Augite o augite? Augite della guida, una pietra che irradia una luce guida. Gelatina d'erba? No. Elisir? Aumenta temporaneamente la velocità? No. Leggera gradualmente pari di PM? Di PM, sì. Ah, di PM, giusto. Punti magia, che non mi interessa. Allora, la provvidenza non è male. Ah, malaccia avvelenata, bomba incendiaria, arresti di anima, freccia di fuoco. Sapete che forse l'anello è la cosa migliore da prendere? Reginald il barbaro, che cosa ridicola in effetti. Forse mi conviene prendere l'anello della provvidenza, giusto per partire con un anello. Poi andiamo a modificare l'aspetto. Allora, pelle. Bestia, raga. La qualità. La qualità che stanno vedendo i miei occhi. Allora, Reginald. Oh mio Dio. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Posso personalizzarlo un sacco! Ok, raga, perdiamo 40 minuti a fare Reginald, eh? Tranquilli, ci mettiamo un po'. Allora, età 80 anni mi sembrano un po' troppi, quindi... Reginald il barbaro avrà 45 anni, dai, ci sta come età. Peso! I like him big, I like him chunky. Poi, volto. Ah, hai preset? Hai preset di parte alta e parte bassa. Che cosa strana questa. Questi occhi incazzosi mi piacciono. Cos'erano i 15? No, l'1. Ma l'uno no, che brutto uno. Ok, allora, come parte bassa invece... gli mettiamo la 16, mi piace. Poi larghezza. Oh no. Oh no. Raga. Io vi giuro. Questa è la fine. Cioè, se mi date davvero la possibilità di fare tutte queste cavolate, per me è la fine. Ok. Large face, arcata. Ma arcata sono i sopraccigli. Perché si chiama arcata? Ah, raga, sono stato dall'estetista per rifarmi l'arcata. Ma chi cazzo parla così? Vedete che forse... no, piano, questo qua è Hulk, non va bene. Ok, così già mi piace di più. Non è propriamente rosa rosa, ma è comunque accettabile come colore. Poi, torniamo da arcata. E qua no, mi dispiace, ma...
A 45 anni. Dipende da come lo vogliamo fare, però. Perché possiamo farlo ben tenuto con le sopracciglia e tutto quanto. Vabbè, dai, ci sta. Oppure possiamo farlo ginger. No, ma non si vede più. No, 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 dai, facciamolo ben tenuto. Che ha le sopracciglia ancora ben dipinte. No, questo andava bene a meno 1 in realtà. E ampiezza era giusto a 0. Poi, occhi. Oh, shit. Colore principale? Oh, minchia. Bellissimo. È un rettiliano, figa. No. Cambiamogli gli occhi. Ecco. Bellino così. Poi bagliore. No, 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 andava bene giusto. Spaziatura. 4, altezza. Va benissimo, meno 4. Profondità. Va benissimo, meno 4. Però non ho finito qua io. Poi. Abbiamo il naso. No. Non c'è un naso che mi piaccia comunque. Assurdo. Va bene, vado per il 5. Al prossimo punto lo allarghiamo per bene. E lo abbassiamo un po'. No, ok, così è troppo. Ok, setto nasale va benissimo così. Bocca. Labbra carnose, my boy. Ci stanno. Denti. No, così no, un po' troppo. Ok, abbiamo trovato i suoi denti. Perché dovrei vederli dentro i denti, tra l'altro? Ho usato le orecchie? Vabbè, non credo che faccia molta differenza. Wow, orecchie. Le orecchie sono l'unica parte irrilevante del nostro personaggio. Non che la faccia lo sia, perché tanto non lo vedremo mai, però. Oppure gli facciamo. Oh, gli facciamo i denti d'oro davvero trapper. Dai, vada per i denti d'oro piuttosto. Poi mandibola. No, mi piace così. Capelli. Vabbè, ma che capigliature. Ma che belli i dettagli anche dei capelli. Abituato ad arrivare da. La generazione precedente dei capelli erano delle texture messe a casaccio. Qua vedo già dei bei passi avanti, eh. No, ai codini ho già messo Gianmario, non posso. Così mi piace. Barba baffi. Oh. Che ficata. Che bello. Ma che bello metto. No, raga, abbiamo detto che ci avrai capelli neri. Non è una novità questa. Segni particolari. Un po' troppo particolare, zi. Qualcosa di più moderato. È rossetto questo? Carino con gli occhi così. Cicatrici e difetti, sì, mi piacciono, ma... Ok, questa è un po' esagerata come cicatrice. Anche questa, anche questa, anche questa, anche questa, anche questa. No, voglio cicatrice sì, ma non troppo vistosa. In realtà questa qua era migliore. Quella che già c'era. Ok, sono d'accordo con Brenda. Ci sta la questione di capelli e barba baffi di farla grigio scuro. Aspetta, quant'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E servirebbe anche sull'arcata. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Già meglio? Già meglio così? Penso di sì. Va bene.
Signori, il personaggio, il nostro Reginald il Barbaro, è pronto a cominciare la propria avventura. Cazzo, quanta customizzazione. Che bello. Dodicesimo, incanalando il potere delle anime, portò una prosperità senza precedenti nel nordico regno di Boletaria. Boletaria, questa è una delle poche cose che so. Che si chiama Boletaria, questo regno. Il colore avvolse la terra. Boletaria restò isolata dal mondo esterno e coloro che osarono penetrare nella nebbia non fecero ritorno. Ma Vallarfax delle nobili zanne gemelle si liberò dalla nebbia e rivelò al mondo la disgrazia di Boletaria. Riferì che il vecchio re Allant aveva destato l'antico, la grande bestia che dorme sotto il Nexus dal suo sonno eterno. Ma il Nexus? E che era dilagato una nebbia incolore. Cos'è il Nexus? Foriera di terribili demoni. I demoni braccavano gli uomini e li spogliavano delle loro anime. Coloro che perdevano l'anima perdevano il senno. Claro. I folli attaccavano i sani e regnava il caos. Che... in maniera diversa, ovviamente, per ragioni diverse, ma è una premessa simile a quella del primo Dark Souls. Ogni volta che un demone reclama un'anima umana, l'anima del demone viene rinvigorita di forza vitale. E il potere di un'anima demoniaca matura va oltre l'immaginazione umana. La leggenda presto si diffuse. Prodi guerrieri, attratti dalle possibilità, affrontarono la fenditura per raggiungere la terra maledetta. Ma nessuno è mai tornato. Tranne il buon Reginald. Pior delle zanne gemelle. Yurt, il capo silenzioso. Reginald tornerà però. Santurbane. Santurbano. Skirvir, il viaggiatore. Sono tutti i nomi dei... la sesta mini boss degli NPC che... e il suo cavaliere Garl Vinland. Sì, ok, saranno i vari NPC che incontreremo per strada, probabilmente. Il visionario. O come NPC o come boss, perché corrotti completamente. Si insinua lentamente oltre i confini di Boletaria. L'umanità fronteggia una lenta ma certa estinzione. Prima o poi la nebbia Nexus inghiotterà è proprio un tutte gioco, le allora, terre, okay. Vicine e lontane. Ma Boletaria ha un'ultima speranza. Un guerriero solitario che ha sfidato la funesta nebbia. Il suo nome era... il regno ha trovato il suo salvatore. Reginald. Poi i demoni hanno trovato un nuovo schiavo. Nice. Carino, è molto più semplicistica la trama. Posso dire che sei un po' ridicolo, zio? Cioè... lascia che te lo dica. Io ti guiderò alla fenditura. Sembra molto più semplice e possa riportare l'antico comprensibile come trama. Quindi capisco perché possa pigliare di più. Ma stiamo a vedere. Passaggio dell'avamposto. Guardaci qua. Ma che belli. Attacco leggero. Attacco pesante. Si schiva, no. Oh, mi sono curato. Si schiva col cerchio. Ok. Benissimo. Ma che belli i giochi di luce. Attacco. Grazie, zi. Io come cazzo la porti la mazza a due mani? Brother. Backstab. Dai, bro. Niente backstab. Che tristezza, zio. Ma come due anime? Ok, mi sa che si livella con molte meno anime. O life points, chiamateli come volete. Non so cosa siano. Ma mi sa di sì. L1 guardia. Già mi diverto. Very nice. Si può parriare? Sì. Sì, ma credo che le meccaniche di gioco siano le stesse, eh. E che cambi davvero molto po'. Che caga, quello è un giocatore. Ok.
Ho appena ammazzato il Perry. Di brutto anche. Bello, abbiamo oggetti, abbiamo item. Guarda che bello la corda che si sposta. Oh, yes. Interazione. Yay. E ciao Clover, grazie per il 22esimo mese di sub, un bacione. Tanti cuoricioli per te, bentornato, bello. Fai uscire. Ehi là. Portiamo gli scialli. E ragazzi, mentre saliamo, io vi ricordo che qualora voleste supportarmi, potete farlo abbonandovi al canale. È molto semplice, lo potete fare gratuitamente con Amazon Prime Gaming, quindi collegando un account di Amazon Prime a quello di Twitch. Tempismo pessimo? Magari sì, magari no, non lo so. Ma... e fate la sta sub, che ci guadagniamo tutti. Mi aiuta tantissimo, in cambio avrete tante cose belle come immunità chat rallentata, nessuna pubblicità, la possibilità di partecipare ai sub day, quindi i giorni dedicati ai sub, l'accesso al server Discord, tante cose carine, insomma. Non voi perché non dovreste farla. Sì, e che poi, giustamente, come mi fate notare, non è che possiate farlo, voi siete gentilmente obbligati a farlo. Quanto scorrevole. Intanto abbiamo trovato un'altra erba crescente. L più o scavalca ostacolo. Oh, cerchio. Oh, olio cuore Pog. E grazie Jacopo per l'ottavo mese di resub. Un bacione. Bentornato. Dono di questione dell'arte piango. Però tra un mese faccio un bambino. Beh, io piangerei più per un eventuale figlio, se ancora deve dare interrogazioni di storia dell'arte. Ma tant'è. Aia. Ancora non ho capito se ci sia il backstab. Non l'ho trovato. Magari si fa in maniera diversa. Grande miss. Va bene. Prendiamoci la più. Ah, cazzo, non cura una minchia l'erba. Ok. Cioè, non buono in realtà. Quindi per niente ok. La barra blu credo sia tipo le abilità. O il mana addirittura. Ah, vedete che c'è il backstab allora. Bellino. E grazie Frank per il 12esimo mese di resub. Un bacione. Tanti cuoricioni per te, bentornato. Ok, qua c'è una cosa. Arcipietra. Sì, zio, lo chiamerò falò a prescindere, lo sai, vero? Cioè, non per cattiveria, ma perché mi sbaglierò io. E altre due erba crescente. Benissimo. Sì. Non so bene se ti riscali per le skill. Ma mi ha tippato. Non è un falò. Ah, sì, è anche un falò. Porco cane. Allora, piano. Ma vaffanculo, ma muore lo stesso sto qua. E mi fate preoccupare come se fosse difficilissimo. Gli ho dato due attacchi leggeri ed è morto subito, il pirla. Vabbè. Tanta preoccupazione per niente. Dici che l'ho fissata visuale? In che senso? Non ho un'idea. Ah, guarda, è vero che mi ha appena spiegato come fare il parry. Comunque suppongo di sì, cioè... No, non si può fare olio cuore qua, purtroppo. Dov'è? Gli tolgo tanto quanto, con l'attacco leggero. Bah. Mistero. A due mani cambia niente. Mi sa che fa soltanto attacco leggero pesante. È soltanto un tipo di attacco quello che devo fare. No. Ok. Il sangue. Via. Va bene, come non detto. Non aveva... Devo ancora capire bene i backstag. I backstag? Sì, vabbè, va bene. Proprio i backstag. Backstag sta per backstab pepega. Cioè, quindi la G per quel motivo. Zio, cioè, va ben tutto, però. Ah, no, vedete che li fa.
Devo essere proprio dietro dietro. Che è giusto, per carità. Però disastro. Prova a livellare, ma non credo di poter livellare tipo premendo spazio. Esatto. Credo che ci siano comunque dei punti ben precisi in cui posso salire di livello. Proprio in stile Souls della From. Erba mezza? Questa suppongo mi dia per dire più salute. Ripristino una parte. Ok, quindi sì. L'erba mezza è un ciuffo d'erba però più utile. Minchia, la faccia. Direi di sì. Very nice. Salve forgia in cui è caduta la spada di Mulan nel remake live action di Mulan terribile che ho visto qualche mese fa. Ma che cazzo? Per fortuna che non li ho spesi i soldi per quel film, perché mi sarei anche pentito di averlo fatto. Ciao zio. Peseria, eh? Sì, sì, sì. Oh, non salta! Merda, Reginald, non salti. Reginald non salta. Serve crescenti? Oh no! Ci rimango male. Però... No, mi sa che non c'è modo di passare dall'altro lato. Vero? No, mi sa che non sto prendendo niente. Va bene, attraversiamo la nebbia. Salve, signorina nebbia. Ciao, persona, ti ho visto. Però fammi andare a vedere alle mie spalle cosa c'è. Vedi che faccio bene a guardare un po' tutti gli angoli? Due erba mezza. Calmo, Anche perché fai un po' cacare, fatelo dire. Mi droppi l'oggetto? No. Adios. Adios, adios, adios. Va bene. Cercando di guardarmi dietro, davanti, in ogni angolo, per evitare problemi. Oh, mi sa di boss. Infatti avanguardia, eccolo qua, il nostro primo boss. Oh figa, non so più nulla. Oh figa. Oh figa. Devo tanto aver pazienza, mi sa. Ok, grazie Metalverse per il decimo mese di resub. Un bacione. Ma vedo un moveset familiare qua. Aia. Brother. Ma non è vero. Ma non è vero. Intanto grazie, buon uomo. Allora vedi che era necessaria. Dal suo involucro partita. Che grazie, mi avete proprio deciso di sabbia, è tornato. Così che il mondo sia curato. Anima perduta dal suo involucro partita. Oh no, parli di involucri. Is this Mortal Shell once again? Giocaccio Mortal Shell. Che il mondo sia curato. Cazzo ha fatto? Mi hai fatto il cantesimo? Questo è il Nexus. Esso tiene unito il nordico reame di Boletaria. Ok. Non potete lasciare il Nexus, ma le cinque arcipietre vi condurranno alle terre esterne. Ok, con cinque aree. Sei morto e il Nexus è stato intrappolato dalla tua anima. Non puoi fuggire dal Nexus. Ok. Quindi suppongo che finché... Ecco, ma se catturi anime di demone puoi avere il tuo corpo fisico. Come sospettavo.
Quindi probabilmente... Ah, questa qua è tipo la mia hub centrale. E mi sa tanto che per poter avere il mio corpo fisico, per l'appunto, dovrò battere i boss, stavo per dire, ma me l'ha confermato il gioco con una scrittina, quindi tanto meglio. Salve. Oh, cielo. Dio ci ha abbandonati perché Re Allant non gli ha mostrato il dovuto rispetto. Eh no. Oh, ciao, paga, tutto bene, bello. Tra l'altro. Ah, ce l'ho già l'anello, perfetto. Qui c'è l'amichetto che... con cui vorrei parlare. Bene, anche tu sei scivolato attraverso la fenditura. Sì, eh? Sì. Sei venuto per le anime dei demoni o per salvare questa terra ed essere ricordato come un... Però non lo so, ho comprato il gioco io in realtà. A caccia di demoni? Prova una delle arcipietre. Ora vai. È per questo che sei qui, no? Nella maledetta Boletaria. Apparentemente. Fai attenzione a demoni. Grazie, zio, cioè. Torniamo ai cancelli di Boletaria. Ah, merda, però se muoio sono a metà vita. Oh, porca puttana. Guarda che carino, un draghetto. Mattia, non è un drago, è una viverna. Che schifo c'hai in bocca! E grazie mille per aver detto Don Royce, un bacione. Raga, lo so che è una viverna. Per me sono tutti draghi, ok? Non me ne frega niente. Tanto davvero, grazie ancora, Miki. Buonasera, buon uomo. Si sta guardando la PS5 con Demon Souls? Yes. Per ora sì. Io ci riprendo in mano Marvel Spider-Man per prendere il platino e giocarmi di recente di prendere Spider-Man Morales. Beh, ci sta, ci sta. A sto punto le direi di aspettare le PS5 piuttosto. Un cuoricione, un cuoricione. Ah, quindi questi mi permettono di avanzare. Ma per i livelli? Vuoi dirmi che non si livella? Strano che non si livelli. Vaffanculo! Pezzi di merda! Ma stavo nel menu! Che poi sto menu non è neanche come quello di Dark Souls, che per dire ce l'hai mezzo trasparente e quindi se arrivano a cagare il cazzo li vedi. Qua no! Aiuto. Ok. Zio, sei prevedibile, posso dirtelo. Io mi sarei spaventare vedendoti apparire da lì. Dai. Sono cresciuto a pane e soul, non è vero. Però, più o meno. Tempo di morire. Ok. No, non posso attaccarlo. Come non detto. Mi stai dicendo che ho sbagliato completamente zona in cui andare? Magari no, eh. Raga, se fate delle clip, mettetele sul mio server Discord, c'è la stanza apposita. Arcipiede del sotterraneo, ma non credo. Sì, fatto, immaginavo. E quindi è quella corretta, ma allora. Perfetto. No, non ci sono... Magari ci sono anche delle fiasche, ma attualmente io... ho visto tanto questi ciuffi d'erba. Pog vinci, GG. Complimenti. E good luck. Speriamo che non sia troppo problematico visto il periodo. Oh no, che paura di spavento. Allora, vabbè, dove livellare lo capirò, raga. Al massimo come tutti i neofiti cercherò di capirlo per poi fallire clamorosamente e perdere tutte quante le mie anime. O qualsiasi cosa ci sia al posto delle anime.
Ma tanto non morirò mai io. La prima morte era obbligatoria, cioè morta a morte. Era obbligatoria, non potevo evitarla. Da adesso in poi chi muore più, figuriamoci. Bastardo, ma calmati. Ma poi tu c'hai... hai gli stessi movimenti dei... dei clicker di The Last of Us 1. Ma perché non gli fai il backstab? Ma io mi chiedo. Ah, mo l'hai fatto. Rimintina. Applica all'arma a mano destra per darle fuoco. Ci sta. Gran colpo. Ah! Raga, questa era di prova per vedere se effettivamente funzionassero le morti, eh. E ho visto che funzionano, quindi ora siamo a posto. Ok. Ma sì, il tempo di prenderci un po' la mano, poi raga, vi stupirò. Tranquilli, vedrete, vedrete. Ah, la potevo battere quindi la vanguardia. Vabbè. Amen. Non penso di poterla recuperare adesso, cioè almeno non ho visto il modo. Visto che la mia unica via di accesso al Nexus era l'avanguardia. Dai, bro. Ma come non sei morto? Magna dell'erba. Fammi vedere l'insulto qua. Ah. Spegniti. Merda. Ok, vabbè, peccato. Amen, non l'ho battuta. Cioè, non muore nessuno se non batto qualcosa, eh. Nel senso, se poi posso recuperarlo, torno indietro. Ma ripeto, è il mio primo playthrough. E lasciatemi giocare in pace. Cioè, non prendete che... non prendete che io faccia tutto sì dalla prima botta. Che cazzo. Perché è normalissimo non fare tutto alla prima botta. Mangio un paio di crescentine qua. Toccato il confine della morte porta altre anime uccisore di demoni. Calmino, sì. Allora, avete cagato il cazzo. Soprattutto il tuo amico con la balestra. Che l'unico motivo per cui combatte con la balestra è che è una pussy. E sa che se venisse a combattere corpo a corpo le prenderebbe. Grazie a Luki per il 5° mese di sub, un bacione. Non so mai se che ce l'hai, ma che cazzo di... Ah, ma allora! Mi spiegate perché nessuno riesce più a seguire le mie live? Cioè, ogni giorno arrivano almeno 3 live in cui viene detto «Ehi, tier, non riesco più a seguire le tue live». Che cazzo state facendo? State studiando? Ma che cazzo serve studiare? Venite a guardare le mie live. E a fare le sub. Però grazie, buon uomo, un bacione. Bentornato tra noi. Comunque sia, che sono in blind. Ne arrivano 3 a live, Brenda. Se non sai ascoltare non è colpa mia. Vabbè. Sono un coglione. E grazie SCP Pro per i 100 bits. No, non alzo le mani. Vedi, ti sei fregato. Tu pensavi che iniziassi a leggerlo prima. Io leggo sempre prima i messaggi. E poi... li leggo ad alta voce.
per evitare di dire cose stupide. Quindi... oh, ti è col cazzo che ti becchi la mia busta paga, stronzo! È la mia busta paga, perché dovevi darla a te? Te la sei meritata? Non penso. Beh, riesco a fare 4 attacchi leggeri, quindi ci sta. È gestibile. E allora, resti anima di sconosciuto. Chi è che ha acceso la luce qua? Guarda che poi le bollette chi le paga se è in luce accesa? Frangi Maria. Ma cos'è, un pugnale? Ah no, uno spadino corto. Ah, come quello vostro. Ah. E signorine, non venite a dire, no, ma io non c'ero lo spadino, quindi non può essere corto. Actually, voi lo spadino lo avete. È che è molto corto. Grazie, Jonzo. Ma attaccalo. Ok, preferisco la clava. Volevo provare, ma preferisco di gran lunga la clava. Dammi la clava. Posso dare di double clava? Scusate. No, ma non mi sembra il caso. E grazie, Jonzo, per il 5 mesi di resub. Bentornato, buon uomo. Subina per l'occasione speciale, ma la si ringrazia, buon uomo. Tanti coriccioli in chat per lei. Bastardo, mi è stato sulle bombe. Andiamo a clip dove dici 3 live e 3 alive. Beh, se non sapete ascoltare, non è colpa mia. Io so di aver detto 3 alive. Certo, poi mi mangio le parole. Ma sapete che io ho detto senza alcun dubbio 3 alive. Vabbè, figa, che disastro sto parte. Devo oscillarmi tra... Ma attacca! Ma sei un coglione! Ma perché lo hai puntato così invece che tirargli la mazzata? Cretino! Almeno potete salutarmi? No. Ma grazie per i bits. Allora, piano. E ciao Irene, buonasera cara. Bentornata. Raga, questa non è la seconda morte, dai, è la prima morte. Ma era per testare se funzionassero le cose tipo col fuoco. In realtà quindi non vale neanche questa. La prima era per testare che effettivamente fosse tutto quanto a posto e funzionasse. Quella del boss non vale perché tanto sarei morto lo stesso, quindi non ho voluto perdere tempo. Ma questo... però hai cagato il cazzo, cioè. E via. Se saresti però, cioè, non si può leggere, va ben tutto, ma... Vabbè, bentornata sul canale, in quel senso. Minchia, che pignoli! Oh, raga, ma se non volete essere salutati, io me ne sto zitto, cioè. Poi vi lamentate che non considero la chat. E io la guardo e cagate il cazzo e basta. Ma allora? E decidetevi. Esatto, vedo che hai già capito. Turro. Bravo uomo. Ok. Poi c'è questo amichetto qua. E poi c'è sto bastardo, infine. Ah, giusto, dimenticavo di te. Ma non rompere i tavoli!
Ma poi non lo puoi ripagare. Cos'è? Possiamo andare all'IKEA? No, c'è il COVID, zii. Dobbiamo stare a casa. Pronto. Mo' li voglio i soldi per il tavolo. Tanto si ricrea da solo. Che bello. Anche io voglio poter rompere le cose e vederle ricrearsi davanti ai miei occhi. Ehi là. Ok, magnate un paio di erbe. Very nice, thank you. Se cado in quel buco, che succede? Vorrei testarlo quasi quasi. Bombe incendiarie. Ah, ecco come posso farlo fuori quello dietro. Un altro frangimaglia. Uno e bop. Li big bop. Vabbè, figa. Aia. Ti è stronzo. Ti è parte 2. Ma come non è morto? Ma deficiente, ma perché sei ma perché cadere? Ma se non hai motivo di farlo, perché buttarsi giù? Cioè, nel senso, mi potevi attaccare con un plunge attack? Non penso. E allora perché saltare? Vabbè, grazie. Piano, che così prendono fuoco. Ma vaffanculo! Ma allora, ma io come cazzo faccio? Ok, se io ti attacco, tu non puoi attaccare prima me. Soprattutto se sei in alto, io ti raggiungo prima. Secondo logica. Non posso incastrarmi alla prima area, però. Comunque questa morte non vale, da per confermare che funzionasse tutto quanto. Ora so che funziona tutto, quindi tranquilli, da ora in poi qualsiasi morte sarà un'effettiva morte e me lo merito. Hello, my boy. Qualcuno ha qualcosa da darmi? No. Questa è una cosa che non capisco. Perché loro riescono ad attaccare in più di me? Nonostante il caricamento sia pressoché identico. O meglio, stiamo per colpire il centrale. È una questione di millisecondi, forse. È una questione di ping, raga. Oh, pingano meglio, riescono a farla strafe. Non è colpa mia. Davvero? Partiamo malissimo. Allora. Cosa sta accadendo? Perché sono impepeghito? Perché non riesco a giocare? Tempo di scappare. Fai attenzione alla tendenza delle armi in ogni modo. Ah, perché anche loro c'hanno le tendenze tipo YouTube? Ah, è vero, in effetti io pingo male perché sono nel server sbagliato. No, allora, ci deve essere il modo per salire però di livello. Non sarà che non ci sia. Però se c'era non lo vedo. Perché non c'è neanche un essere, un individuo che gli dica vieni, parla con me, giovanotto, siediti qui. Siediti sulle mie calde cosce, figliuolo. E dimmi cosa posso fare per te. Cioè, non esiste questo... questo essere, vabbè. Apri l'inventario, inventario, stato, tendenza. Non comprendo.
Vabbè, torniamo lì. Sì, è facile che sia più avanti, però. Perché altrimenti non ti farebbero neanche collezionare anime. Sarebbe stupido se ti pensassi di fare una cosa del genere. Però poi questo non dovesse servire a nulla. Comunque è uno scudo che fa cagare. Perché non protegge il 100% dei danni fisici, vero? E ma parlami delle statistiche di questo coso. Ok, quadrato. Eh sì, protegge 80 danno fisico. Ho bisogno di qualcosa che protegga 100. Almeno sto tranquillo. Ma io non comprendo. Allora. Perché? Perché i loro attacchi sono così dannatamente veloci? Cioè, non mi sembra che l'attacco sia lento, eh. Cioè, non è più lento. Vabbè, vaffanculo. Non è più lento del loro. E quindi non capisco perché loro dovrebbero sempre attaccare me. Scelto il bandito, bro. Reginald il bandito. Dov'è? Grazie, alba crescente. Tu sei un cagacazzi! Hai capito? Non puoi attaccare così tanto! Perché sono fucsia? Perché mi sono fatto io fucsia, non potevo farmi fucsia, eh? Uno non può essere un omino fucsia nel 2020? Ok, guardato un po' troppo più del dovuto forse. Grazie Dreamlord per il terzo mese di resub, bentornato buon uomo. Tanti cuoricioli per te. Tutto bene, tutto bene. Ma non è questione di continuare a morire, è questione di prendere confidenza. Cioè alla fine ci sta. Ogni volta che prendi in mano un nuovo Souls devi andare a prenderci la mano per capire come funziona, tempistiche, non tempistiche, ritmi, non ritmi, cosa puoi permetterti di parare, cosa di schivare, quando troverai uno scudo decente, effettivamente utilizzabile. Di questo passo mai, nel mio caso. Una parte di me è curiosa di capire cosa succede se cado laggiù. L'altra parte di me non vuole morire, quindi evito. Anch'io mi faccio in terza media con scrivendo in quel modo. Ok. Allora. Pop. Ok, nessuno ha trovato niente. Ah, neanche lui, pensavo. Va bene, era la mia scia. Salve. Da me non mi può colpire mentre sono mid animazione, va? Ok. Salve, bentornati di nuovo per la 15ª volta. Aia! Bentornati per la 15ª volta in questa parte del game in cui non riesco ad avanzare. E il discorso è che non volevo testare il gioco
prima della live. Cioè, io sto giocando in blind perché voglio giocarlo in live con voi. Se no me lo gioco per i cazzi miei, non faccio più live di gaming. Cioè, che discorso è? Ok. Ah. Tu? Ma si levi dai coglioni. Non è morto. Vado a riempirmi la bottiglia d'acqua, non è possibile. Che palle!